Ehi, ben ritrovati l'Andralink 91 e bentornati sulle terre innevate della corona. Dopo aver affrontato 4-5 avventure nella Dyna Tanamax, Dandel ci ha chiamato e ci ha detto: "Guarda Link, che se vieni qui a Golwick, noi stiamo facendo un nuovo torneo di Galar e vorremmo che tu partecipassi." Io dico che ci dico di no, certo, dico vengo subito, anzi, di corsa e di carriera. Ma questo non è Golwick dove volevo arrivare. Io volevo arrivare a Golwick Stadio. Ah, eccolo, c'è anche segnato. Ah, però mi dice di andare qui. Ovviamente il gioco ti segna il posto città centro, non il posto città del quale devi effettivamente andare. Eccolo qua, Dandel. Link, sei venuto. Su, seguimi nell'arena. Ti dirò ciò di cui ti ho accennato al telefono. Sei pronto? No. Campione, mi hai fatto sognare, prego. Non immagino prima cosa facesti quando dormivi. Sì, ho giocato un minimo all'avventura Dynatana, Dynamax, quello che è. Insomma, ho preso lui. Anche lui. No, lui no. Direi a questo punto che ci siamo. Sono pronto, Dandel. Sì, andiamo. Niente intro? Solo così tutti quanti gli allenatori di fuori che mi aspettano? Va bene, va bene. Dov'è la Milfona? Ah, sta là la Milfona. Ehi, Link! Immaginavo che avrebbe chiamato anche te. E tu perché sei qui, che sei un ricercatore ora? Credevo che Dandel ti avesse spiegato al volo. All'inizio avevo rifiutato perché ho troppo da fare con lo studio, ma Dandel ha insistito. Peccato. Sono desolato di interrompere la vostra conversazione. Oh, se non sbaglio, tu sei Savory del Dojo Master. Che memoria formidabile. Evidente frutto di una mente elegant. Non potevo aspettarmi di meno da fratello di un ex campione. Ma quindi lui è inglese? Ah, pensavo fosse tipo uno che parla strano e basta. Una mente elegant? A seguito della mia rovinosa sconfitta, ho preso ad allenarmi con impegno costante e così ho avuto l'onore di essere nominato capo palestra. Complimenti. Sebbene sia ancora nella divisione minore, ti invito a non lesinare le lodi. Ma è fantastico! Metticela tutta, non vedo l'ora di vederti nella divisione maggiore. Hope, my friend. Preparatevi perché in questo evento sarò un temibile avversario. Ma bisogna vedere. Salve a tutti, scusate l'attesa. Prima di tutto voglio ringraziarvi per aver risposto al mio appello ad essere accorsi qui così numerosi. Ottimo. Ho avuto un'idea e ci tenevo a comunicarvela di persona. Wow, cos'è tutta questa serietà? Non è da te. Devo tirare fuori il completo la cerimonia? Laburno, non è il momento di scherzare. Ehi. Finora ho puntato a superare me stesso per diventare sempre più forte. Tuttavia, ho visto come Link e mio fratello Hope si sono messi alla prova a vicenda, diventando così più forti. E questo mi ha fatto scoprire la forza che proviene dall'avere amici e rivali con cui confrontarsi. Inoltre, dato che ho preso il posto del presidente Rose, vorrei anche offrire lotte sempre più entusiasmanti agli abitanti della nostra bellissima Galar. Per questi due motivi, oggi, in questo luogo, dichiaro aperto il torneo delle Star di Galar! Il torneo di che? Oh no, ci risiamo. Ha proprio l'aria di essere un'altra seccatura. Vedi Ginepro però? Lui è capo palestra, si è impegnato in una certa qual maniera per diventare capo palestra, eppure gli scoccia fare ciò. Perché? Cioè, sei un capo palestra, dai. Questo è un torneo a eliminazione diretta in cui ci si affronta 2 contro 2. Perciò vi chiedo di fare squadra con l'allenatore che ritenete più forte e di puntare a vincere il torneo unendo le forze. Già so con chi fare squadra. Devo trovare qualcuno con cui partecipare al torneo. Ah, devo trovare qualcuno, quindi effettivamente il personaggio pensa. Ok, pronti? Dov'è che vado, no? Sì, ah, come rivali. Come rivali, scusami. Ah, sto scendendo. Ok, maledetta. Non la sceglierò mai più. Tu? Ok, posso scegliere Mary. Oppure azzurra. No. Beat.
Obede, come si chiama qui? Ok, rivolgo. Oh! Onion! È un pezzente, onion. Cavo, ho già scelto. Aspetta, allora. Ok, no, allora scelgo Mary. Per carità, Hope mi piace come personaggio, ma non come compagno per la notte. Sì, ho scelto, ho detto di sì. Ah, registriamoci da reception, ok. Sì, ho già scelto. Peccato però, mi sarebbe piaciuto combattere con qualcun altro, anche Kabu. Abbiamo Peony! È vero, avevo letto che c'era Peony qui! Rimaniamo per sempre rivali? Ma per favore, vatti via, va. Andiamo a fare sto torneo. Eccoci al primo round. Gli sfidanti sono Link e Mary contro Yarrow e Azzurra. Yarrow, Azzurra. Kabu e Onion. Vedo un certo pattern. Siamo finiti contro la squadra del campione già al primo round. Yarrow, non è momento di perdersi d'animo. Con una squadra come la nostra non ci batterà nessuno. Hai ragione. Facciamogli vedere come si lotta. Va bene. Ah sì, in effetti Mary adesso è capo palestra. Insieme la spunteremo. Però, prima, il discorso vale comunque per prima, quello di, che ho fatto per Ginepro, perché era comunque sia capo palestra. Ludicolo. E Azzurra manda Golisopod. Mamma mia. Golisopod, ragazzi, è strano come Pokémon. Molto strano. Non l'ho mai inquadrato bene. Ok, quindi sia acqua e erba ovviamente si alleano. Erba patto, acqua patto? Ma come sarebbe acqua patto? Fiamma patto? Vabbè, un po' strano. Vediamo un po'. Ma andrei col Dynamax veramente, eh? Sono un po' forte io per effettivamente per il livello attuale. Dovunque lo faccio faccio male. Golisopod perché non mi piace. È strano, è pericoloso. Anche perché Zapdos non è che sia un campione di difesa e difesa speciale. Quindi è forte in attacco, è fortissimo, per carità. Parte con la Daina, potrei reggerlo bene l'avversario. Non è una garanzia, però. Mi mancava la musica delle palestre. La mia gem. Vedi? Morpico o Morpeko con un attacco secco proprio. Vabbè, Coleottero contro Buio ci sta. E Morpeko non è che sia un campione di difesa, però. Sono un po' troppo forte, sì. In effetti. Se stanno a 70, a meno che la difficoltà non va a difficoltà i livelli. Non vanno aumentando man mano che diventano sempre più forti gli avversari. Quindi la Burno alla fine sarà tipo super forte. Ma Dynajet sull'ludicolo. Fortino. Fortino? Forte qualcosa? Si è protetto. D'attacco, tranquillo. Non mi interessi tu. Ah, quindi se ha fatto Fortino e lo targettiamo con Scrafty, il prossimo turno dovrebbe rifare Fortino e fallire tipo protezione. A meno che Fortino non funziona come resistenza. No, no, è protezione, perfetto. Ah! Ah! Fa contatto, ma non subisce danno. Bellissima Fortino allora. Bella! Mi piace. Ragazzi, io purtroppo sto distruggendo Yarrow, non ci posso fare nulla. Zapdos è una pessima scelta per quanto riguarda distruggere nemici. Pessima scelta per loro, per me no. Però è brutto vincere proprio con un one hit KO, via. Prendiamo anche un bel po' di punti per il livello al quale siamo. Aio. Vabbè, lotta buona, vabbè.
Farai tutto per conquistare la vittoria. Appleton. Ok, ci sta. Secondo me fa ancora fortino Toxapex. Ah, sì, è Lotte, ovvio, non è Elettro. Comunque, non ho mai visto Appleton addirittura. Ah, pensavo di sì invece, non l'ho mai visto, strano. Ah, forse ho visto Flapple, non Appleton. Probabile. No, non l'ha fatto fortino. Potrebbe anche essere che fortino è tipo una... Sarebbe una giocata da 3000 IQ quella del computer, anche se è intelligenza artificiale, nel fare fortino per baitare l'avversario a colpire, no? E quindi avvelenarlo. Sarebbe davvero troppo intelligente come giocata. Yarrow mi sembra che sia l'unico che lancia con una mano, o anche B. O anche Fabia lancia con una mano. Può essere, mi pare. Sì, Appletune non è che abbia fatto molto, Cioè, è entrato, ha preso solo botte. È esploso, ma nulla. Azura mi sa che è ancora Dreadnought. Però hanno già Dynamaxato. Ok. Oh, 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 oh baby. Guardalo qua. Calcio tra capo e collo. Vai. Spangete. Morto. Abbiamo distrutto la corazza proprio. Altro che tartaruga ninja. Eroe a mezzo guscio. Questo è guscio intero. Proprio abbiamo spaccato. Ma dove si va a raccontare sta cosa? Dove la vai a raccontare? I nostri Pokémon sono stati travolti dalla forza della vostra corrente elettrica. Perché calcio tonante, sai. Chi ne avrebbe mai detto che le mie onde si sarebbero infrante così? Quindi è questa la forza di un campione. Ma non ti ricordi quando ci siamo affrontati 3 volte l'altra volta? No. Pioni e Kabu passano, perfetto. Ma Ginepro e Laburno contro chi hanno combattuto? Contro il nulla? Ci toccano Melania e Onion. Ecco, proprio quelli due con cui volevo fare squadra. Le lotte si susseguono a ritmo serrato, siamo al secondo round. I contendenti di questa emozionante sfida sono Link e Mary contro Melania e Onion. Maledetti, ve la farò pagare per non avermi accettato come compagno di squadra. Siete avvisati. E così i nostri prossimi avversari siete voi? Scusa campione, ma la vittoria è nostra. Non credo proprio. Non sono portato per le lotte a squadra. Onion, non è il momento di perdersi d'animo. Dobbiamo essere duri come il ghiaccio. Va bene. Lui si prepara, no? Ah, la Torture Dance. Vedi, Onion è speciale. Facciamo tremare fin dentro le ossa con le nostre mosse ghiaccio e spettro. Si completano. Lo spettro farà brividire, il ghiaccio fa proprio freddo. Quindi funziona effettivamente. Però no, volevo Onion come compagno. O Melania, al limite. Allora, cambiamo Pokémon. Perché non posso lottare solo con Zapdos. Tappo, vabbè, troppo overpower. Abbiamo ghiaccio, questo è acciaio. Quindi ci sta, ci sta. Non penso che targhetta... A parte no, c'è Dusknoir. Perché buio contro... Morpeko? No, forse targhetta me Dusknoir. E sarebbe meglio. Ruota d'aura su Mr. Rhyme. Va bene, acciaio comunque. Fanno AX. E questo è... Vabbè, facciamo perdere. Fanno comprare a loro. Acciaio su Mr. Tutte cose super efficaci, oh. Vai. Tu sei un pezzettino proprio. Darmanitan. Ah, oh, questo è bello. Cioè, allora, è strano come Pokémon il design fa schifo, però... È bello comunque, dai. È una...
È una diversificazione del Darmanitan classico a cui siamo abituati. Ma quanto sono tentato. Dynametallic! Max Spike Steel... No, com'era? Quello inglese? Steel Spike può essere? Quanto è bello. Certo, non è Giga, perché è quello che ho catturato proprio all'inizio dell'avventura. Quindi non è Giga. Però è comunque bello. Su chi lo fai? Ah, beh. Volevo ben dire. No, perché è strano il gioco, eh. Non si sa mai. Oh, tappo al 100. Oh, dolor. Calmino, per favore. So che ti sto per distruggere, però insomma, un minimo di contegno. Agisci come... Sì, signore. L'ultimo pezzo di ghiaccio ha un gusto diverso. Fa tremare fino alle ossa. Perché ha un gusto diverso? Il ghiaccio è ghiaccio. Corsola è davvero bello. Non lo usa però. È ancora a Corsola. A Gengar sicuramente. Dynametallo su Lapras. Strano. Bravissimo. Bravissimo Morpeko. Corsola così torna a fare il corallo morto. E Dynametallo su Lapras che lo sciotta? No. Però fa danno. Quanto urli. Proprio calibrati malissimo. Missaggio proprio degli urli delle Dynamax. Proprio pessimo. A meno che non è voluto. E spero che non sia. E spero che sia così. Perché se non è voluto, è grave. Non mi piacciono gli AD. Vieni qui da me. Dai. Lui no, non c'ho voglia. Riesci a giocare. Vabbè, va, faccio questo favore. Melania può usare il Dynamax. Ecco. Allora, dato che... Attacco ad area! È l'inizio dell'era glaciale. Vediamo quanti minuti ci vorrà per estinguervi. Ere. Ci vuole tanto. Facciamo che ci vuole tanto, dai. Ce l'ho la prossima Gigamax io. Davvero bello. Mai avuto l'occasione di usarlo, neanche nei raid. Perché ho giocato spesso online con altre persone per i raid. Mi era preso sta cosa di giocare ai raid. Con persone random, ovviamente. Però mai avuto l'occasione di usare un Lapras neanche contro Pokémon roccia o ghiaccio o fuoco. E fuoco no, perché poi ho scoperto che effettivamente avevo solo mosse ghiaccio. Bora, gelo raggio e vento gelato forse. Ecco, Morpeko ci crepa ora. Ciao Morpeko. È stato bello conoscerti. Un po' meno averti come compagno. Ma in tutto sommato, Scrafty è Scrafty. Non gli si può dire nulla a Scrafty. Davvero bello. Bravissimo! E ciao ciao Gengar! Stab, super efficace. Bye bye! Finisce così, finisce bene. Oh mai! La vostra bravura mi dà i brividi. È morto. Che coordinazione. Mi ha abbagliato anche se indosso la maschera. La maschera del tipo timido. Per voi due, anche la finale sarà una passeggiata. Sì. Il prossimo Pokémon che entrerà in campo per primo sarà una sorpresa. Perché il campione entra in campo, cioè io. Quindi il Pokémon che lo accompagna deve essere tale da rappresentare la forza del campione. Abbiamo Ginepro e Laburno. In teoria ci sarebbe anche la lotta contro Pioni. E c'è un dialogo particolare da quello che ho letto in giro. Ma non ce l'abbiamo fatta stavolta. Che poi dialogo particolare non è che sblocca altro. Però, sempre bello leggerlo. Link e Mary, si preannuncia una bella seccatura. Ma come?
È un'ottima occasione per sperimentare di persona quanto è forte la nuova capopalestra di Spikeville. Lo so già benissimo, ma sono comunque tuo fratello maggiore. Ok, sister, preparati! Ti aspetto una sonora sconfitta! In realtà avrei voluto vincere dando una bella lezione a Dandel, ma tutto sommato non mi dispiace che non ci sia, se questo vuol dire affrontare voi due. Dobbiamo dare il massimo, Link. Vedrai che la vittoria sarà nostra. Hai fiducia in me? Oh, che cara! Io invece ho fiducia solo in me stesso. Mi dispiace. Laburno è pericoloso. Ci vuole il re. Il re! Buio drago, che è più devastante, ma il tipo folletto li ferma all'istante. Esattamente. Guarda quanto è carico Laburno, guardalo. Compagni perfetti, entrambi pazzi fino all'osso. Ho il Dynamax. Ah, potrei fare il Dynamax blu. Dopo tocca a lei e dopo tocca a me, quindi aspetto. Beh, a doppia. Non sapevo fosse ad area lancia glaciale. Ehi, per qualche dannetto. E terra in pesta. Bra. Sul serio? Vabbè, so scanta anche per forza. Buono. Allora, pronti? Il ritorno del re! Di molto. Di molto. Sangazzato Morpeko. Dato che lancia glaciale è OP e non si discute, 130 di base power più più ti dà lo stab e non devi neanche ricaricarti. Psichico su Gudra. Anche perché l'attacco è aumentato di molto. E lancia glaciale è un attacco fisico. Quanto faccio male con quella? Ci sciotto tutti. Se mi buttava un Pokémon al 100 lo sciottavo. Effettivamente psichico non ha fatto nulla. Grazie per il tuono. Che quello terra tempesta. Vabbè, paralizza che è falce cannone? Dai. Vieni fuori, mio fidato destriero dall'aura blu. C'è un motivo se l'aura è blu e potrebbe essere legato a Calyrex. Perché in effetti noi stiamo giocando con Calyrex, non con Glastrier o Calyrex normale. Perché Calyrex può anche andare separato da Glastrier. Specialmente quando lo metti in Pokémon Home. Però i motivi possono essere diversi, eh. Non è da ricercare nel fatto che Glastrier e Calyrex siano di sangue reale. Assolutamente no. Concentrazione. Se vinco in queste condizioni potrò dimostrare di essere una star di Galar. Ma tu non vincerai. Ah, vorrei tanto usare un attacco ghiaccio, ma. Da. Sì, vado con Nenaflora su Duraludon. Sì. Vanifica le loro speranze di vittoria. Potrebbe costarmi effettivamente fare Dynaflora su un Gigamax come Duraludon. Ma chi se ne frega? Voglio giocare per divertirmi. Tanto è ovvio che vinco. Cioè, alla fine, dai, no? Ah, eccolo, il palazzo po il Poké Palazzo. Attacca lì, ma no! Bella però, sarebbe stata una grande giocata. E no, Calyrex! Oh! Oi, oi! Oi, oi! Che peccato. Va bene, Duraludon, l'hai voluto tu. Io volevo giocare tranquillamente, però non mi lasci altra scelta, visto che hai spodestato il re.
Ci sarà un colpo di stato? Spero di no. La tempesta di sabbia ha un po' rotto le palpebre. Dovrebbe finire, ma non finisce mai. Vai, mio proprio Machamp! Bello. Cioè, bella. Femmina. Giusto. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Duraludon è acciaio drago? Sì. Mi pare di sì, perché è normale. Gelo pugno. Dainapugno. Poverino. Targettato proprio. Vabbè, ombra artigli su un tipo lotta, non è. Oh, però. Oh, finalmente sta tempesta di sabbia. Accidenti. Allora, facciamo una cosa. Siccome Obstagoon mi dà molto fastidio, direi di far passare questi turni di Gigamax, che tanto mo finisce. A questo turno e l'altro, forse. Due, tre. Sì, dovrebbe avere altri due turni massimo. Tanto abbiamo nullo difesa, quindi colpisce sicuro. E sbarramento su di me. Wow. Ti prego. Era su di me. Era su entrambi. Quindi dopo Scrafty, chi ha lei? Ah, non è finito ora. Bene. Peggio per te, amico mio. Dovevi eliminarci quando ne avevi l'occasione. Tanto per cambiare. Beh, se non altro vedo il terzo Pokémon di Mary, che non ricordo minimamente chi possa essere. Ush. Vai. Gli ho proprio fracassato le vertebre, quindi tutto gli ho rotto. Eccolo qua. Che aveva lui? Grimmsnarl? A Toxtricity. Ah. E lei Grimmsnarl. Vabbè, strano. Però buono. Targetta lui. E vabbè, crepa. Non fa nulla. E sai perché? Ush, baby. Provocazione. Non ti preoccupare, non fare taunt, che tanto non ti attacco. Taunt, tanto. Schiacciacorpo. Non dovrebbe mandarmi KO. Ma mai nella vita, dai! Ma non è vero! Ma come? Vabbè. Effettivamente mi stanno mettendo minimo di difficoltà. Ma. E la Peppa. Beh, se non altro basta per Duraludon. Ancora Taunt, ma perché? Parte che a me fa usare tutti quanti e sei Pokémon, quindi non c'è problema al limite. Vabbè, dopo con quello. Oh, fango bomba, perché? Non ha senso. Vabbè, comunque sia, ciao Toxtricity. È stato bello fare questo torneo di Galar. Molto particolare, ero troppo più forte. Non mi aspettavo di essere così forte. Però effettivamente hanno comunque dato filo da torcere alla mia squadra. L'importante è non arrendersi mai. Sì, diamo anche premi di consolazione per chi partecipa, no? È stata una bella lotta. Vi cedo il titolo di più forti, ma solo per questa volta. Grazie, caro. Bon, abbiamo vinto. Mary, siamo i più forti. Wow, incredibile! Campione! Thunder, grazie mille!
Evviva! Dice evviva! Chi ha visto House of Mouse? Sentite le voci degli spettatori? Il loro entusiasmo? È come se ogni fibra del loro corpo gridasse per le intense emozioni suscitate dalle vostre lotte. Anche questo torneo che ha infiammato gli animi di tutta Galar è arrivato alla conclusione. Time is over. Mi mette tristezza il pensiero che a breve caglieresti paro su questo straordinario evento. Ed è per questo che qui e ora voglio annunciare il torneo delle star di Galar permanente! Che notizia fantastico! Potrete partecipare tutte le volte che volete a questo torneo con lotte multiple. Potrete formare nuove squadre oppure mantenere gli stessi accoppiamenti. Mi auguro che tutti gli allenatori più forti di Galar formino sempre nuove squadre e che superino se stessi ogni volta, finché gli allenatori e i Pokémon continueranno a puntare sempre più in alto. Finché il pubblico vorrà assistere a lotte mozzafiato, noi continueremo a sfidarci, anche per un migliaio di anni. Anche perché poi fra mille anni Galar cessa di esistere perché l'energia del Dynamax... Bye bye, it's over. E allora, al prossimo incontro! E ora, ecco a voi, i Maximizers! Vabbè. Una volta finito il torneo, ci danno un premio. Divisa da torneo. Ah. E 1.000.000 di Pokédex. Altri allenatori vorrebbero fare squadra con me e no! Ti prego, dimmi che vuoi combattere con me. Ah no, no, con Bollino, ma dai! Volevi! Ma come 3 Minor Ball? Quindi una volta vinto il torneo ci danno 1.000.000 di pochi dollari, pochi euro, poche lire, poche sterline, poche bipare. Però, insomma, beh, interessante. Bello comunque. Quindi, per questo video è tutto ragazzi. Nel prossimo episodio, non so. Perché... non c'è null'altro da fare del DLC. Cioè fate l'avventura e Dynamax e basta, finito. C'è poi Paul da prendere, che si prende dopo aver mostrato 4 ultra creature a Peony. Per il resto non c'è altro. Sì, per conto mio prenderò sicuramente quei Pokémon leggendari che vanno in giro per le terre selvagge. Basta, cioè quello che volevo farvi vedere ve l'ho fatto vedere, quindi... A questo punto io vi ringrazio per aver seguito il video e spero ovviamente che vi sia piaciuto. In descrizione ovviamente trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!